Benvenuti a questo incontro dal titolo Valorizzazione e difesa del patrimonio culturale. Tutelare, custodire, comunicare il bello e il contenuto culturale nel tempo attuale. In particolare approfondiremo due importanti realtà, il TPC, Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, e il Museo Nazionale Romano. I temi saranno sviluppati grazie a due illustri ospiti che ci hanno fatto l'onore di accettare il nostro invito quest'oggi. Abbiamo il generale di brigata Roberto Riccardi, comandante nazionale TPC, Comando Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri, che è anche scrittore, autore di detective dell'arte e giornalista. Benvenuto, generale. Grazie per l'invito. E abbiamo Stéphane Berger, direttore del Museo Nazionale Romano, archeologo, docente universitario, professore all'École pratique des hautes études della Sorbona e componente del Consiglio scientifico del Louvre. Benvenuto, direttore. Grazie, grazie per l'invito. Bene, i nostri due ospiti ci aiuteranno ad approfondire il tema della salvaguardia del patrimonio culturale proprio dal punto di vista e sotto il profilo della tutela e della comunicazione, della promozione, della cultura. E possiamo cominciare già dando una buona notizia, di cui entrambi ci possono parlare, perché sappiamo che un bene sarà riconsegnato proprio grazie al TPC al Museo Nazionale Romano. Sì, è il risultato di un'indagine e di un percorso che ha toccato anche l'aspetto della diplomazia culturale. Le indagini comunque sono quelle che hanno ruotato attorno al Porto Franco di Ginevra, a traffici di beni culturali trafugati attraverso scavi clandestini e poi finiti nelle solite, diciamo noi, filiere internazionali per cui sono approdati, come in questo caso, in terre lontane. Stiamo parlando del carro di Eretum, un carro con decorazioni dorate appartenute a un principe sabino. È rientrato in Italia da qualche anno, si trovava a Copenaghen, le vie del Signore, anche quelle dei trafficanti sono infinite. E quindi poi il seguito può dircelo il dottor Vergé, perché questo carro andrà dalle sue parti. In effetti il carro di Eretum è un capolavoro dell'arte etrusca centro-italico della fine del VII secolo a.C. Io l'ho potuto vedere nel laboratorio di restauro del Museo Nazionale Romano perché là è stata fatta tutta un'indagine, tutto un lavoro di restauro a partire sia dalle opere riportate dalla Danimarca, sia anche dai frammenti provenienti dagli scavi fatti poi dal CNR scientifici nella stessa tomba e quindi che sono una conferma del fatto che insomma questo carro veniva proprio di questa tomba. E adesso quest'anno ci saranno due presentazioni eccezionali al pubblico di questo contesto, una che si terrà a Rieti alla Fondazione Varone e poi a settembre avremo una grande mostra archeologica al Museo Nazionale Romano e posso già annunciare oggi che una delle più grandi sale, tra l'altro, della mostra alle Terme di Diocleziano sarà dedicata al carro di Eretum e a tutta la necropoli di Colle del Forno. Poi questo carro, per finire, andrà al museo stesso di Fara Sabina, perché c'è questo collegamento tra il grande Museo Nazionale Romano e tutte le realtà museali del Lazio, e quindi è normale, è assolutamente naturale che torni da dove veniva, quindi dal comune di Fara Sabina.
affascinantissimo, quindi poi seguiremo anche questi appuntamenti, direttore, la torneremo magari a trovare per parlare di questi bellissimi eventi. Cominciamo subito a entrare nel dettaglio del nostro appuntamento chiedendo al generale Roberto Riccardi di parlarci proprio del TPC, qual è la storia, i compiti, di una realtà che è un'eccellenza italiana. La tutela del patrimonio culturale nasce dal dettato della Costituzione repubblicana. La Costituzione vuole all'articolo 9 che la Repubblica tuteli il patrimonio artistico e storico e il paesaggio della nazione. Questa non è un'idea nuova come enunciato. Però si traduce in atto quando negli anni 60 non c'è ancora il Ministero della Cultura, dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con l'Arma dei Carabinieri, decide di avere un corpo specializzato che si occupi della tutela. Nel 1969 viene istituito il primo embrione di questo comando con 17 persone o 16 più 1 per i superstiziosi, uno è il comandante e nasce nella sede in cui mi trovo io adesso, dalla quale vi parlo, in Piazza Sant'Ignazio, quindi nel cuore di Roma, ed è un primo nucleo al quale viene affidata una competenza grande perché deve coprire l'intero territorio nazionale. Nel tempo si struttura questa unità. Un anno dopo arriva una convenzione dell'UNESCO che chiede a tutti i paesi membri, quindi alle Nazioni Unite, al mondo intero, di avere strutture deputate a questo. E noi vediamo che lo sviluppo avviene nel tempo con la costituzione di una banca dati elettronica per le opere da ricercare nell'80, con la costituzione dei primi nuclei nel 1992, oggi ne abbiamo 15 e a giorni nasce il 16° nucleo all'Aquila con competenza sull'Abruzzo e il Molise, e si creano delle sezioni specializzate per crimini contro il patrimonio culturale, quindi il reparto operativo nazionale, che si trova a Roma in Trastevere e che ha la struttura più grande, più numerosa, ha una sezione per l'archeologia ed ecco che andiamo di ritorno sul carro di Eretum, una sezione per l'antiquariato, quindi l'arte antica e varie tipologie di beni culturali, e una sezione per l'arte contemporanea e la falsificazione. Sono i vari settori investigativi nei quali si dipana la nostra azione, che è quotidiana, e che nel tempo, a 51 anni dall'istituzione, ci consente di annoverare recuperi per oltre 3 milioni e mezzo di beni culturali. Quindi sono altrettanti figli tornati alla madre, l'identità culturale che torna e la bellezza che torna, come voleva, lo dico anche al dottor Verger, che certamente lo conosce bene, un grande archeologo francese, Quatremer de Quincy, il quale indicava separer c'est détruire, quindi portare via un'opera dal suo contesto e danneggiare un territorio, danneggiare una cultura, una civiltà, ed è anche decontestualizzare quel bene, privando gli storici, gli archeologi della possibilità di approfondire e di trarre informazioni dal bene. Ecco, generale, tu sei anche scrittore di molti interessanti libri, tra cui appunto Detective dell'arte, di cui parleremo anche nel corso di questo incontro, e sei anche un grande appassionato d'arte. Questa passione è nata ben prima che tu assumessi anche il tuo incarico. Ecco, come è scaturita in te questo interesse? Non si sa mai se sia nato prima l'uovo o la gallina, si dice, no? In questo caso è nata prima la passione dell'arte, dell'incarico di occuparmene e difenderla. È qualcosa che viene dalla mia formazione umanistica, dai miei genitori che mi hanno fatto viaggiare, mi hanno avvicinato alla cultura in ogni sua forma e manifestazione, quindi dalle arti figurative alla letteratura, e forse questo il motivo per il quale scrivo, e quindi mi hanno trasmesso una passione per tutto ciò che fa di noi ciò che siamo. La nostra identità, il nostro patrimonio
è qualcosa che abbiamo, ma al tempo stesso è ciò che ci rappresenta e quindi ha a che fare con l'avere e con l'essere. Io sono figlio di questa tradizione, di questa storia del vecchio continente, dell'Italia, dell'amore per la cultura e per l'arte, che è qualcosa che aggiunge bellezza al mondo. E la passione che ho per l'arte, unita a quella che ho per le indagini, si combina in una soluzione felicissima. Che mi vede dal 2019 al comando di questa unità con grande gioia, con grande orgoglio di essere proprio io chiamato a guidare i carabinieri della cultura, i detective dell'arte, come li ho definiti nel mio libro. Torniamo al direttore Vergé perché anche lui riesce a comunicare tutta la passione e l'entusiasmo per il suo ruolo, per il suo lavoro e quindi chiedo subito senza indugi di parlarci del Museo Nazionale Romano. Lui è diventato direttore alla fine del 2020, mi pare in autunno. Sì, a novembre, in effetti sono arrivato il 2 novembre e il 6 novembre il museo è stato chiuso al pubblico purtroppo, ma adesso siamo riaperti e è un grande piacere, devo dire, vedere il pubblico che torna nelle quattro sedi del Museo Nazionale Romano. Quindi in effetti il Museo Nazionale Romano è una grande istituzione che è nata nell'Ottocento, nel 1889, alle terme di Diocleziano, vicino alla stazione Termini, per raccogliere tutte le scoperte che si facevano durante la grande fase di urbanizzazione di Roma e quindi sono confluiti in questo Museo delle Terme. Tanti reperti, tanti contesti, fino all'archeologia recente, l'archeologia preventiva intorno a Roma, nelle periferie di Roma, con la TAV, per esempio, Roma-Napoli. E quindi il museo ha questa prima missione, insomma, di conservare e anche di mostrare tutto quello che viene dall'archeologia di Roma. Ma ci sono anche delle collezioni storiche più antiche, tra l'altro una riguarda anche il generale perché è quella del Museo Kircheriano che si trovava a Collegio Romano, quindi accanto veramente al suo ufficio di Sant'Ignazio e che è uno dei più antichi musei di antichità appunto a Roma. E c'è una parte della collezione, il nucleo più antico della collezione del museo che viene da questo museo dei Gesuiti di Roma. E poi c'è la grande collezione Ludovisi di statue che quest'anno si festeggia il 400° anniversario della collezione Ludovisi perché nel 1621 è stata costituita. E quindi per quasi un secolo, tutta questa collezione è rimasta alle terme di Diocleziano. E poi negli anni Ottanta c'è stato un grande progetto di ampliamento del museo e si sono moltiplicate le sedi, e quindi sono adesso quattro sedi, che sono quella delle terme ovviamente sempre. Quella di Palazzo Massimo, vicino alla stazione, pure dove ci sono le grandi opere come il Pugile di bronzo, come il Discobolo, come il giardino della Villa di Livia a prima porta, il medagliere, anche un'enorme collezione di monete dall'antichità fino al XX secolo. Poi c'è il Palazzo Altens, dove mi trovo oggi, che è un palazzo rinascimentale eccezionale vicino a Piazza Navona, che ha una storia incredibile e dove è stata collocata appunto la collezione Ludovisi di grandi statue. Ci sono capolavori della scultura antica, il gruppo del Galata Suicida, per esempio, e si fanno qua delle mostre anche di arte moderna, come in questo momento c'è la mostra del pittore Alberto Savinio, e quindi vi invito a venire a vederla perché è veramente molto, molto bella. E poi c'è la sede di Cripta Balbi,
che si trova pure nel Campo Marzio, dove si può vedere la sovrapposizione di tutte le Roma, insomma tutte le città di Roma dall'epoca di Augusto, visto che questo Balbo era un amico di Augusto che aveva costruito un teatro, il Teatro di Balbo, uno dei tre primi teatri di Roma. E poi dopo questa cripta di Balbo è andata in rovina, ma c'è un quartiere di artigiani e poi un quartiere importante della Roma moderna si è sviluppato in questo contesto, e adesso si può vedere tutta la storia di Roma da Augusto fino a oggi. E si ricorda per esempio che vicino a Cripta Balbi, veramente sul muro di Cripta Balbi, via Caetani, è stata collocata la lastra che ricorda la riscoperta del corpo di Aldo Moro, perché era là, insomma. Quindi è il Museo Nazionale Romano non è solo un museo archeologico, è un luogo multiplo che è stato testimone della lunga e della ricca storia di Roma dall'antichità fino ai giorni nostri, e quindi vogliamo continuare questa ricchezza della storia di Roma e del Museo Nazionale Romano. Certo. Senta, direttore, il direttore di un museo è un custode innanzitutto, ma anche un divulgatore, come lei ci ha appena dimostrato, un promotore di cultura. Ecco, lei come interpreta il suo ruolo oggi in un momento di pandemia, quindi di difficoltà? La squadra del Museo Nazionale Romano, come tutte le squadre dei musei d'Italia e anche in Europa, ha trovato dei mezzi per rimanere in contatto col pubblico durante questo periodo, e era come una missione, una nuova missione del museo, dei musei, di rimanere in contatto e di dare ai visitatori, ma anche più ancora, cioè alla gente che non necessariamente veniva prima al museo, rimanere in contatto e proporre dei tipi di visita che non si facevano prima. Quindi sui social del Museo Nazionale Romano si creano per esempio delle piccole storie a partire dalle iscrizioni latine, che sono talvolta un po' troppo specialistiche queste iscrizioni, e quindi abbiamo un epigrafista, insomma, che riesce a far vivere queste iscrizioni e a ricordare queste vite di romani che sono, tra l'altro, che avevano le stesse problematiche di noi, l'epidemia. Appunto, stamattina mi diceva una collega che ha identificato un tesoretto di monete che era stato nascosto al momento della grande peste antonina. E quindi c'è comunque, e quindi si deve appunto in questi tempi di crisi trovare i nuovi mezzi per conservare questo legame tra il pubblico e il museo, e quindi facciamo delle visite virtuali, eccetera, ma ovviamente niente vale la vera presenza al museo. E per questo siamo contenti, molto felici di ritrovare la gente con l'apertura. E si deve sapere che il Museo Nazionale Romano è come un luogo anche di cultura, ma un luogo di vita, dove si può andare anche per fare una passeggiata. Il chiostro di Michelangelo alle Terme di Diocleziano è un posto bellissimo dove si può passeggiare in famiglia, dove si può magari rimanere a leggere un libro e discutere con amici. E quindi abbiamo fatto per la riapertura questo biglietto per un mese, e un visitatore che viene, che compra il biglietto di entrata, avrà poi accesso illimitato al museo alle quattro sedi per tutto l'anno 2021, perché il museo non è solo un luogo dove si va una volta perché si deve vedere il discobolo o non so cos'altro, ma è un luogo con il quale si deve vivere praticamente, e quello che ci insegna pure il generale, che appunto se
Se vogliamo vivere con il patrimonio dobbiamo custodirlo, ma dobbiamo anche dare i mezzi alla gente di accedere. E noi abbiamo la stessa missione, ammiro molto quello che fa il generale e tutta la sua squadra, e devo dire che insomma, nel mio piccolo provo di fare un po' come fanno loro, cioè dare accesso a questo patrimonio spettacolare dell'Italia a tutto il mondo. Questo video probabilmente sarà visualizzato anche da molti giovani delle scuole, perciò direttore le faccio anche qualche domanda che può interessare a qualche ragazzo, per esempio. Innanzitutto lei ha dedicato tutta la sua vita all'archeologia, allo studio. Ecco, quando ha capito che voleva seguire questa strada e poi che definizione darebbe lei dell'archeologia? Si può dire che riesce a rendere vivente il passato, a farlo parlare ai giorni nostri? Allora, io faccio, diciamo, l'archeologia come fa parte di me, perché ho cominciato che avevo 11 anni nelle grotte della Charente, nell'ovest della Francia, e poi dopo, insomma, ho continuato cioè l'archeologia non è solo i tesori, ovviamente, quindi è un lavoro molto paziente, anche come appunto detective, come diceva il generale, paziente che talvolta per giorni non si trova niente, quindi insomma è un po' talvolta disperante pure, e poi c'è il piacere della scoperta. E quindi è un lungo lavoro, direi, è un grande lavoro, e quello che rispetto alla storia, per esempio, direi che è un lavoro di squadra, come cioè su un set cinematografico ci vogliono tutte le competenze sia della troupe, degli attori, sia di tutti i tecnici che lavorano per la creazione del film. E una squadra archeologica è la stessa cosa, quindi io direi che l'archeologia è questa, è una storia che si fa cioè in comune, insomma, in una squadra dove tutti hanno una competenza diversa, come tra l'altro in un museo dove ci sono gli archeologi, gli architetti, i restauratori, quelli che si occupano degli impianti, della manutenzione. È un po' questa l'archeologia, è una storia molto concreta. E siccome abbiamo questo rapporto concreto con la materia, con i resti, con anche, cioè, pure, devo dire, economicamente cioè, costa molto, quindi si deve avere anche un rapporto economico con il mondo di oggi, abbiamo un rapporto particolare, credo, appunto con il mondo di oggi. Siamo molto legati all'economia locale, quando siamo su un sito. Per esempio, io lavoro in Albania e ho un rapporto di amicizia con i contadini del luogo che fanno da operai durante lo scavo, con tutti i colleghi là che hanno modi diversi di vedere il nostro mestiere. Quindi direi che è una storia concreta, materiale, che ci permette anche di vedere appunto la parte materiale anche dell'antichità, del passato, e oltre ovviamente a tutte le manifestazioni artistiche, eccetera, della società antica. Ecco, i nostri reperti archeologici e tutto questo bellissimo lavoro di investigazione e di ricerca deve essere tutelato. E quindi torniamo dal generale, perché si registra anche il fenomeno degli scavi clandestini e proprio il traffico dei reperti archeologici. Il TPC ovviamente è impegnato anche su questo fronte. Sì, è un fronte antichissimo. In Italia si dice che i primi tombaroli siano stati i soldati dell'impero romano che cercavano nelle tombe degli altri i metalli per forgiarsi le armi. È una storia che ha avuto alti e bassi nel quadro giuridico di tutela. Ci sono state nazioni italiane che si sono occupate con provvedimenti normativi
di vietare questi fenomeni, di prevedere delle sanzioni, e altre invece lo hanno fatto meno. Per cui una vera tutela noi l'abbiamo soprattutto con lo Stato unitario e a partire da una legge del 1909, poi la Bottai del 39 e le leggi del dopoguerra con la Repubblica. Però è una materia importante, affascinante, e le aree archeologiche che sono così diffuse sul territorio italiano hanno bisogno di una grandissima attenzione. Noi abbiamo la Magna Grecia, le regioni del sud, abbiamo vicino invece alla nostra intervistatrice l'Etruria, abbiamo tanti territori ricchi di archeologia, e quindi occorre una tutela sempre più tecnologica che consenta di osservare, di sorvegliare il territorio anche avvalendosi di immagini, per esempio tratte dai satelliti o con l'uso di droni. E poi occorre un perimetro vigilato, presidiato, occorre avere anche cognizione completa di quali siano le aree non ancora scavate, non ancora oggetto di scavi promossi dal Ministero, perché c'è ancora un'Italia sotto la terra e nei fondali marini. Quindi c'è da fare anche tanta prevenzione perché si arrivi poi a compiere lo studio, la ricerca, lo scavo nel sottosuolo, nei fondali marini, prima che altri possano entrare in quei luoghi e prendere quello che ancora c'è, ed è tantissimo. Le indagini ci portano sempre fuori dai confini. Questi traffici hanno la caratteristica di portare i beni da un capo all'altro del mondo, e non c'è un paese che non sia di transito, di origine o di destinazione per questi traffici. Quelle di archeologia sono delle indagini particolarmente complesse perché sono delle indagini a ritroso, mentre quando scompare un quadro da un museo, che sia il giardiniere di Van Gogh o la muta di Raffaello, lo constatiamo immediatamente. Soltanto chi di notte scava e porta via i beni dalle tombe, dai siti archeologici, sa quello che ha preso. E quindi noi spesso veniamo a conoscenza dei trafugamenti dei beni, dell'esistenza di questi beni, solo quando affiorano sul mercato oppure presso sedi museali. Oggi è più raro, ma in passato anche i grandi musei del mondo potevano trovarsi ad acquistare dei beni, magari in perfetta buona fede o con una documentazione che in passato era meno controllata di come non sia oggi, per cui si trovavano dei beni che provenivano attraverso diversi passaggi, magari con una storicità creata ad arte dai mercanti del traffico illecito dei reperti, per cui poi da lì bisognava partire, una volta affiorato questo bene, una volta trovato, andando a ricercare tutti i vari passaggi, tutti i personaggi che si erano trovati per le mani questi beni, che li avevano scambiati, fino a risalire al dove e al quando erano stati portati via, fino ad arrivare anello per anello della catena, fino ai famosi tombaroli, che sono poi quelli che prendono le briciole in questo che è un grande affare finanziario, economico. Un bene moltiplica il proprio valore potenzialmente all'infinito quando passa di mano fino ad affiorare ai grandi mercati o ai grandi acquirenti. E ci sono beni come l'Atleta di Fano, venduto a 4 milioni di dollari, o il cratere di Eufronio, venduto a 1 milione di dollari, che naturalmente sono oggetto di appetiti grandissimi che vanno contrastati con efficacia. Certo, hai già un po' introdotto l'argomento, appunto, continuando a parlare di art crime, di crimini contro l'arte, c'è tutto il vasto mondo dei furti, no? Nel tuo libro Detective dell'arte citi anche alcuni casi celebri, come il furto della Natività del Caravaggio, il furto della Gioconda. Sì, la storia dell'umanità più o meno recente. Nel 1911 un italiano pensa che spetti a
alla nostra nazione la Gioconda, mentre era stata venduta legittimamente, quindi era legittimamente presso il Louvre, per cui quest'uomo, Vincenzo Perugia, si muove dall'Italia per andare fino al Louvre e portare via la tela, e la riporta in Italia, e dopo 2 anni in cui l'ha tenuta in cucina e la guardava mentre si cucinava gli spaghetti, ecco che si presenta non lontano da te al direttore degli Uffizi e dice: io ho la Gioconda, sono disposto a restituirla, ma chiedo che resti in Italia. E quindi il direttore degli Uffizi finge di accettare l'offerta, in realtà si presenta e le autorità sono già pronte lì a intervenire. Lui si accerta che si tratti effettivamente della Gioconda, com'è, dopodiché il signor Vincenzo Perugia finisce patriotticamente in galera. E questo è un esempio fra i tanti di furti che nel passato potevano colpire anche grandi musei, perché non c'era la stessa attenzione, non c'era la stessa vigilanza, non c'erano i sistemi di allarme che abbiamo oggi. Per fortuna questi fenomeni sono in diminuzione, ma l'attenzione deve restare alta e ci devono essere delle procedure e dei sistemi di tutela che siano anche standardizzati. Mi riferisco ad esempio al patrimonio che c'è nelle chiese, nei luoghi di culto. In Italia ce ne sono circa 100.000 e 60.000 sono di pertinenza della CEI, della Conferenza dei Vescovi, mentre gli altri sono appannaggio di confraternite, di piccoli ordini che non hanno le stesse risorse per provvedere alla tutela, non hanno la stessa contezza dei beni dei quali dispongono, per cui è una tutela parcellizzata, frazionata, e nel tempo sempre più si vanno uniformando le misure, e quindi questo ci aiuta a prevenire, ci aiuta a vigilare e fa sì che i fenomeni delittuosi siano, per fortuna, come registriamo di anno in anno, in diminuzione. Poi c'è tutto il fenomeno dei falsi. E quello è un altro bel fronte del quale occuparsi. La contraffazione, anch'essa fatto antico, non c'è davvero nil novi sub sole, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Il falso è storia antichissima, le copie si facevano per varie ragioni, anche non per scopi di lucro, per conservare la memoria delle opere. E noi, se non avessimo gli Scoboro Lancellotti di cui dispone il dottor Vergé, non sapremmo nulla di Mirone o del discopolo di Mirone in particolare. Però nel tempo sempre più il falso è diventato un modo per lucrare. Ancora ai tempi di Michelangelo era un modo per riproporre la scultura antica, ma già nell'Ottocento abbiamo degli esempi importanti di falsari dell'arte italiani, come Bastianini, più avanti Alceo d'Ossena. E nel contemporaneo la contraffazione è un fenomeno che minaccia molto i grandi artisti, perché parliamo di un'arte relativamente semplice da riprodurre, per cui si tendono a imitare opere magari realizzate con dei cliché, con degli strumenti tecnologici, come faceva Franco Angeli, che è stato vittima di un episodio di contraffazione 20 anni dopo la sua morte. Abbiamo ritrovato 650 opere false, tutte create con la stampa, col cliché che egli stesso utilizzava, in particolare quello dell'aquila del mezzo dollaro statunitense. E questo fenomeno colpisce soprattutto gli artisti più richiesti dal mercato. Prima il direttore citava Savinio. Beh, il fratello di Savinio, Giorgio De Chirico, è uno dei più ricercati dal mercato, per cui le sue opere vengono contraffatte, si fanno quelle metafisiche, la piazza, ma anche il cavallo, i soldati, insomma i suoi soggetti tipici ci sono falsari abituati a riprodurli. Si dice che De Chirico sia stato il primo falsario di se stesso, perché quando venne a vivere a Roma nel 48 sapeva che avevano un valore più alto le sue opere
di decenni precedenti, degli anni 20 in particolare, per cui la diceria è che apponesse quelle date anche su opere che faceva molto dopo, proprio perché così salivano immediatamente di valore. È affascinante il falso perché non si sa mai dove inizia e dove finisce. Un disegno di Modigliani, lui non aveva a disposizione grandi mezzi, quindi faceva per lo più disegni, oppure se trovava i colori a olio, comunque aveva poco colore a disposizione. Ecco che i falsari, quando Modigliani ha visto crescere il suo valore sul mercato, un suo nudo sdraiato è arrivato a 180 milioni di dollari alla Christie's di New York, ecco che qualcuno non solo ha costruito dei nuovi Modigliani, ma ha trasformato i disegni in oli, perché il valore aumenta tantissimo. Allora, quell'opera cos'è? È un falso come olio, come dipinto a olio, ma è un autentico disegno. È un campo veramente che dà grande lavoro ai magistrati nelle corti e a noi nelle indagini, nel quale l'accertamento della prova passa spesso per una guerra fra periti, i consulenti dell'accusa indicano quell'opera è falsa e i consulenti della difesa invece cercano di difenderne l'autenticità, e ancora una volta è necessaria un'indagine scientifica, tecnologica, che si affianchi agli strumenti tradizionali e alla competenza dei critici d'arte, degli storici dell'arte. Faccio un esempio per tutti, tornando su Modigliani. Ci sono diverse opere, una quindicina più cinque di Moishe Kisling, un modiglianesco, così viene definito, che sono state da noi sequestrate al Palazzo Ducale di Genova in occasione di una mostra. Allora lì qual è la pistola fumante che si può portare al dibattimento? Accertare in ambito scientifico che quelle opere sono state realizzate con materiali successivi alla morte di Modigliani, avvenuta nel 1920. Le perizie dei RIS, i carabinieri addetti alle indagini scientifiche, quindi qui i carabinieri dell'arte chiedono aiuto ai carabinieri della scienza, possono datare attraverso l'esame dei pigmenti, dei supporti, le opere, e quindi se ci indicano con assoluta certezza, e questo possono farlo anche per i brevetti che sono registrati annualmente, che un colore utilizzato in un'opera attribuita a Modigliani è di molto successiva al 1920, ecco che al dibattimento ci arriviamo con una certa e maggiore tranquillità. Quindi, direttore, per tornare anche alla salvaguardia dei musei, insomma, è fondamentale questa collaborazione col TPC, che vi è vicino, con il quale ci può essere un dialogo costante. Sì, in effetti, ad ogni volta che vado nelle grandi aule delle Terme di Diocleziano, dove ci sono i magazzini del museo, c'è tutto un reparto dei sequestri, appunto, e si vede appunto il sequestro Medici. Ci sono diverse decine di casse di oggetti che ovviamente sono stati inventoriati, classificati, eccetera, e che talvolta, tra l'altro, sono stati attribuiti al Museo Nazionale Romano, talvolta sono in attesa, insomma, della collocazione, cioè dell'attribuzione definitiva, e quindi ad ogni volta, insomma, appunto mi dico: ma come fanno ad avere questa attività enorme per recuperare tutte queste cose? In effetti ci sono, cioè esattamente quello che diceva il generale. In alcuni casi uno si chiede se sono autentici, se sono pezzi rifatti completamente, se sono pezzi ridipinti, eccetera. Insomma, quindi si deve fare questa indagine anche per l'archeologia. Si sa, per esempio, anche in Siria, durante la guerra, ci sono stati molti scavi, e per esempio a Pamea, nei settori dei mosaici. E i mosaici antichi erano utili non solo perché si staccavano i mosaici, ma anche perché si recuperavano i pezzi del mosaico per rifarne
A partire dalla materia antica, quindi che era assolutamente autentica, si facevano dei falsi, che erano nuovi mosaici fatti con i materiali antichi. E quindi in questo caso è difficile anche vedere qual è il falso, qual è la copia, qual è insomma l'autentico, perché c'è una base autentica e poi insomma complicato. Ma comunque per noi ovviamente c'è sempre il fatto che quello che è stato scavato clandestinamente non potrà mai essere come un contesto scavato scientificamente, perché insomma è passato più di un secolo di archeologia scientifica e quindi abbiamo delle procedure di registrazione dei dati di scavo che sono sempre più precise, sempre più importanti, cioè più complesse, e quindi per noi avere un oggetto come appunto poteva essere il capo di Eretum all'inizio, privo del suo contesto, è sempre cioè veramente per noi un danno che non si, cioè al quale non si può rimediare. Quindi la prima cosa, se mi permette il generale, è di dire che cioè non si deve toccare al patrimonio artistico, archeologico, perché comunque anche con tutti gli sforzi eccezionali che fanno i nostri colleghi dell'arma, cioè non si potrà mai ritrovare il contesto com'era e come poteva essere cioè, utile alla scienza archeologica e storica di oggi. E quindi la prima cosa, insomma, è che oltre a detective, i nostri amici e colleghi sono medici nel senso che vanno a curare un organismo che già è un po' malato, perché ha perso una parte dei suoi organi vitali. Un contesto archeologico deve essere preso veramente al momento dello scavo, deve essere documentato, deve essere studiato subito, perché ci sono cose che sono persi subito, praticamente nell'istante, come nel film di Fellini, dove si vedono questi affreschi che scompaiono, e questo l'archeologia è questa: scompaiono assolutamente tutte le cose, tranne le evidenze più spettacolari, insomma, che sono quelle che rimangono nelle collezioni. Quindi cioè, la nostra missione comune con il generale è già di dire questo e poi rimediare ai danni che sono stati fatti comunque e che insomma mai potranno essere completamente insomma rimediati, insomma, ai quali non si può rimediare completamente. Non so se sei d'accordo, generale. Assolutamente, la nostra è proprio quella che si può definire una santa alleanza per la difesa del patrimonio culturale. E anzi, voglio ri ricordare e ringraziare attraverso il direttore Vergé tutti gli storici dell'arte, gli archeologi, i direttori di musei, i sovrintendenti che ci aiutano ogni giorno a capire cosa abbiamo per le mani quando troviamo dei reperti trafugati. È una collaborazione indispensabile e mi riporta anche a dei predecessori dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che ad esempio si chiamano Raffaello, prefetto alle antichità di Roma nel 500, Antonio Canova, impegnato nell'800, nel congresso di Vienna, Ugo Jetti, grande intellettuale che nella Grande Guerra stilò un elenco, un inventario dei danni che avevamo, e poi grandissimi sovrintendenti e direttori che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno nascosto le opere con grande sacrificio e grande rischio personale, come Palma Bucarelli, come Lavagnino, come Rotondi, come Poggi e tanti altri. Un responsabile anche della tutela di un sito archeologico come Pompei, Maiuri, andò a bussare proprio alle porte di chi aveva bombardato Pompei facendo più danni dell'eruzione del 79 d.C., chiedendo i fondi e ottenendoli.
per la ricostruzione, quindi fece partire subito i lavori per evitare che ci fossero ulteriori cedimenti nel tempo. Questo sarebbe accaduto se i lavori non fossero subito partiti, e quindi prevenire altri danni. E da ultimo vorrei ricordare un grande archeologo, ottantenne, proprio di Palmira, Khaled Assad, che si è fatto uccidere per proteggere il patrimonio della sua terra e della sua zona. E posso aggiungere solo, mi associo alla memoria, appunto, del ricordo del nostro collega siriano, che era una persona favolosa, di cui ho conosciuto poi il figlio, insomma, che è una persona molto interessante pure. E voglio aggiungere solo che al Museo Nazionale Romano c'è anche un archivio molto importante, perché appunto è quello che diciamo, gli oggetti non si possono leggere completamente se non c'è la documentazione che va con questi oggetti, la documentazione di scavo, di restauro, eccetera. E quindi c'è un museo e anche un luogo dove c'è l'archivio, la documentazione. E c'è un archivio fotografico enorme di più di 600.000 fotografie di tutto, cioè più di un secolo di archeologia. E nell'archivio c'è una piccola parte sui lavori che sono stati fatti per proteggere le opere del Museo Nazionale Romano alle Terme durante la Seconda Guerra Mondiale. E sono delle foto spettacolari, veramente, perché si facevano, ma veramente, delle opere enormi intorno alle sculture della collezione Ludovisi, per esempio, e quindi questo le vogliamo pure esporre, queste foto, perché cioè, questo grande sforzo per proteggere, per conservare questo patrimonio dell'antichità e della storia dell'Italia, insomma, cioè, sono i nostri antenati, insomma, che ci hanno permesso poi di avere noi i mezzi per continuare a conservare questi tesori. Certo, accanto al vostro importantissimo impegno, anche noi cittadini possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. Ovviamente, prima di tutto c'è proprio un'educazione, una sensibilità a difendere il nostro patrimonio culturale. E volevo chiedere al direttore Verger se è vero che è successo e capita anche abbastanza spesso che ci siano dei pentimenti, tra virgolette, cioè di qualcuno che porta via qualcosa, un reperto, e poi magari lo restituisce al museo, spedendoglielo in un pacco. Sì, allora, e tra l'altro io, come, perché è successo poco tempo dopo il mio arrivo, e quindi questo reperto lo conservo per adesso nel mio ufficio, e qua. È un pezzo piccolo, è un pezzo di marmo che viene da un sito di Roma, e dove appunto questa ragazza di Atlanta Sì, perfetto. ha scritto, insomma, al suo fidanzato dell'epoca. Ma la cosa bella è che ovviamente era un errore, e se ne è accorta abbastanza presto. Ma la cosa bella è che l'ha rimandato in una scatola veramente fatta con molta cura, e quindi e con una lettera di scusa. E quindi diventa pure una specie di pezzo di patrimonio, cioè è quasi quasi questo gesto è ancora più importante dell'oggetto stesso, che insomma un pezzo di marmo, che è importante ovviamente, ma non. E quindi penso che sia un segno che il lavoro che fa il generale con la sua squadra porta i suoi frutti, perché i frutti di questo lavoro è ovviamente recuperare il patrimonio, ma è anche formare il pubblico al fatto che non si deve, il patrimonio storico è un bene universale che non si deve toccare, e quindi cioè, si deve evitare tutto questo lavoro che devono fare, che dobbiamo fare noi poi per ricostruire tutti questi contesti archeologici e storici. E quindi questi piccoli segni mostrano che adesso c'è questa coscienza dappertutto in Italia, in Europa, in America,
che il patrimonio non si deve toccare, se si tocca è un errore che si deve, cioè, si deve tornare indietro e rimandare e far che nessun altro faccia lo stesso errore. Quindi una coscienza che ormai è proprio diciamo matura a livello internazionale. In generale, a livello internazionale è molto importante la collaborazione, la cooperazione per la salvaguardia del patrimonio e anche proprio a livello umanitario quasi, no? Pensiamo ai caschi blu della cultura, per esempio. Sì, noi collaboriamo con i nostri partner in tutto il mondo, forze di polizia, in Francia c'è l'OCBC, l'Office Centrale des Biens Culturels, e poi abbiamo una creatura recente che è quella dei caschi blu della cultura. Unite for Heritage è la sigla concordata con l'UNESCO, sono task force composte da funzionari del Ministero e da carabinieri della tutela del patrimonio culturale che intervengono a seguito di calamità naturali che hanno messo a rischio o danneggiato il patrimonio, oppure che intervengono anche in paesi devastati da conflitti. Noi siamo in Iraq ininterrottamente dal 2003, quando è intervenuta la coalizione internazionale, perso da parte delle autorità locali il controllo del territorio, c'è stato un saccheggio fortissimo in danno dei musei archeologici e dei siti archeologici di una terra che sappiamo essere la Mesopotamia, terra antica di grandissime civiltà, gli Assiri, Sumeri, Babilonesi, si potrebbe continuare. I caschi blu della cultura sono intervenuti da poco in Croazia, dove c'è stato un terremoto che ha colpito la parte centrale del paese. Sono stati a Zagabria, hanno valutato insieme ai colleghi croati i danni arrecati e i rischi, dando suggerimenti dettati dalla nostra esperienza e lavorando insieme a dei recuperi che hanno svolto direttamente da chiese, da istituti scolastici, materiale documentale, bibliografico e anche oggetti d'arte. Altri interventi sono stati attuati l'anno scorso. In ottobre eravamo a Beirut, dove l'incendio nel porto aveva danneggiato 40 delle 130 opere del Museo di Arte Moderna e Contemporanea sul Soc, che aveva danneggiato edifici storici. Eravamo in Albania, prima è stata citata, nel gennaio del 2020, dove c'era stato anche lì un evento sismico precedente, per cui c'erano beni danneggiati e beni a rischio. È l'esempio di come l'arte sia universale e questo fronte sia comune e non possa avere barriere. Lavoriamo tutti per lo stesso fine, perché il passato sia preservato e noi speriamo che così come cresce la mentalità della tutela e della legalità dell'arte, della legittima appartenenza dei beni allo Stato, così crescano anche tutti gli istituti che contribuiscono alla tutela, cresca la sensibilità, in modo che il futuro possa restituirci ancora di più il nostro passato. Direttore Verger, i romani, per agganciarsi appunto al concetto del passato, come avrebbero vissuto il momento difficile di pandemia che stiamo affrontando noi oggi, secondo lei? È difficile dire questo perché, cioè, purtroppo per loro non c'erano comunque i mezzi che ci sono oggi, forse soprattutto direi di comunicazione che permettono, cioè, noi sappiamo che insomma, cioè, la pandemia è stata durissima dappertutto, ma dobbiamo vedere che adesso sappiamo in poco tempo cosa succede in Cina, cosa succede in America del Sud, eccetera, e quindi si può prevedere. All'epoca, insomma, i mezzi erano veramente pochissimi da questo punto di vista e poi c'era una differenza sociale cioè che era molto importante, che riguardava la salute in generale e le epidemie in particolare. Quindi, cioè, adesso l'antropologia, l'archeologia antropologica a Roma, per esempio, ha restituito, ma anche in Francia
altrove, ha restituito tutte queste tombe collettive, insomma, di tempi di epidemie che fanno vedere veramente una situazione veramente drammatica. E quindi io direi che la lezione del passato in questo caso ci dice che comunque è drammatica la situazione, ma insomma la scienza, ma anche la comunicazione, eccetera, ci hanno permesso di insomma, avere una situazione che non ha niente a che vedere con le grandi epidemie del passato, del lontano passato, insomma. Cioè, forse, insomma, sono un po' ottimista dicendo questo, sapendo che comunque questa pandemia attuale è drammatica e ha avuto delle conseguenze enormi. Ma comunque, insomma, forse dobbiamo pensare appunto a tutto quello che il tempo ci ha permesso di acquisire di conoscenza delle epidemie e ancora una volta di tempo di reazione molto più breve che esiste grazie ai mezzi di comunicazione che ci sono oggi. Senta, direttore, in conclusione c'è un obiettivo che ancora lei si pone nell'archeologia, una scoperta sognata o un filone di ricerca che vuole intraprendere? Non credo che appunto la lezione dell'archeologia che possiamo dare ai giovani appunto che si mettono all'archeologia e che invece no, non c'è, secondo me non c'è, nel senso che l'archeologia è diventata globale e quindi ci sono ovviamente delle cose molto importanti che si vedono, cioè sulle origini dell'umanità, su l'origine dell'agricoltura, cioè, tutte queste innovazioni importanti, ma soprattutto credo che l'archeologia abbia adesso come missione di ricostruire la storia globale dell'uomo, dell'umanità, insomma, e quindi non tralasciando nessuna dei volti, insomma, della storia. E quindi forse la sfida più importante adesso è di poter fare una storia di tutta questa umanità anonima che è stata dimenticata e che, insomma, grazie alle nuove tecniche, i nuovi metodi dell'archeologia si può ricostruire. Si può ricostruire. E a Roma forse questo, tutta l'archeologia delle necropoli di Roma che hanno fatto vedere che cosa erano le patologie legate al lavoro, le tracce del lavoro fisico che si faceva, poi le epidemie, appunto, l'alimentazione, insomma, tutto questa vita del popolo di Roma, della Roma antica e medievale che si può ricostruire adesso grazie a questa nuova archeologia, l'archeologia della storia anonima e della storia piccola, insomma, che permette di ricostruire panorami storici più importanti. Bellissimo, quindi non soltanto i grandi personaggi, ma appunto l'umanità nel suo insieme. In conclusione di questo bellissimo incontro, per cui vi ringrazio, faccio la domanda finale a entrambi. Secondo voi è un po' implicita la risposta, visto quello che ci avete regalato quest'oggi, ma la cultura può essere davvero il volano per la ripartenza, dopo questo momento così complesso? Prego, direttore. Sì, possiamo ci Grazie. possiamo solo dire sì, perché non c'è neanche, secondo me, da giustificare questo. Cioè, la cultura è un dato di fatto che, appunto, è che dopo questa epidemia, appunto, dobbiamo approfittare di questa epidemia, di questa chiusura dei musei per far vedere che adesso si deve non solo riaprire, ma aprire di più ancora, aprire di più e far
capire appunto che i musei, per esempio, sono luoghi dove si va a vedere un'opera, ma si torna perché c'è un'atmosfera di cultura. Non è che dobbiamo in un museo solo studiare le opere, dobbiamo cioè impregnarsi delle opere, cioè quando si viene a Palazzo Altemps, ovviamente uno può capire cioè, secolo dopo secolo come il palazzo è stato creato, costruito, eccetera, ma è pure in un ambiente di cultura che è questo, cioè che fa il cemento della società, insomma, e che abbiamo un lungo passato. Lo dobbiamo conoscere, ma pure dobbiamo vivere con questo passato. E questa è forse la mancanza che c'è stata in questo periodo di chiusura, cioè perché leggere libri di storia si poteva fare e l'abbiamo fatto. Vivere nei palazzi dove si trovano le opere del passato, vivere, cioè passeggiare a Pompei o a Paestum, eccetera, è un'altra cosa, è un'emozione che ci fa diventare vicini agli antichi e quindi partecipare in una stessa cultura. E quindi è questa soprattutto, l'apertura dei musei deve essere un'apertura vera, non solo per quello che era prima della pandemia, ma anche perché i musei, i luoghi di cultura devono essere veramente vissuti. Io posso aggiungere che credo molto nella cultura anche come valore economico, quindi come potenziale volano dell'economia, perché la cultura è trasversale a tutti e tocca tantissime cose. Per realizzare la magia del cinema occorrono falegnami, occorrono fabbri, occorrono tantissimi mestieri diversi, occorrono autisti che portino sul set gli attori e tutti gli altri che collaborano. Se vedete i titoli di coda di un film, è immediato rendersi conto di quante persone ci siano dietro quel mondo, quell'ora e mezzo di film che abbiamo visto. E altrettanto possiamo dire della musica e di tutti i segmenti della cultura. Io credo che questo sarà possibile soprattutto nella misura in cui formeremo a questa sensibilità, a questa consapevolezza, i giovani. Io credo molto in loro. Una sliding door della mia esistenza è essere insegnante di lettere, come immaginavo di me da bambino e da ragazzo, ma credo che i ragazzi siano la parte migliore della nostra società, sono pagine ancora da scrivere e si scriveranno da soli. A noi sta il compito di dare l'inchiostro migliore e di creare le condizioni perché queste pagine si scrivano sempre meglio, con qualcosa che cresce come un bosco di anno in anno, di generazione in generazione. Io vi ringrazio, ci avete regalato un'ora straordinaria, tante cose su cui poter riflettere, tante cose che abbiamo imparato, e nel ringraziarvi appunto vi do appuntamento a un prossimo evento, magari con il ritorno del carro o in un'altra occasione di questo tipo. Grazie infinite. Grazie. Grazie a voi e a presto. No? Arrivederci. Arrivederci.